Ciao a tutti, sono Marco Guglielmin della Cadline. Chi ci conosce sa che siamo una realtà molto attiva nel settore tecnico. Ogni giorno migliaia di professionisti si affidano a noi usando i nostri software e appoggiandosi alla nostra consulenza continua. Oggi vi presento questo nuovo corso sul BIM dal titolo Norme e protocolli BIM per la gestione della commessa. Dico subito che abbiamo voluto prendere le distanze dai soliti corsi in cui spesso si associa il BIM alla mera modellazione 3D. Aspetto forse più evidente, ma probabilmente meno rivoluzionario. Quindi, il corso di cosa parla? Cosa si impara? Beh, innanzitutto cominciamo con il dire che il nostro obiettivo è fare aggiornamento professionale serio. Quindi, come prima cosa, portare il professionista a capire esattamente cosa sta succedendo, quali sono gli adempimenti a cui è o sarà sottoposto in un contesto normativo e legislativo che è in continuo cambiamento. Vogliamo entrare nel merito delle commesse edili per capire come cambiano con il BIM, quindi i ruoli, i soggetti coinvolti, le competenze necessarie, la documentazione e i metodi per il coordinamento e l'avanzamento. Quindi perché abbiamo preparato questo corso e perché secondo noi è un'occasione? Beh, nel BIM risiedono le opportunità del prossimo futuro. Tutti i segnali dicono che i progetti BIM sono in crescita. Al di là degli obblighi di legge, l'adozione volontaria del BIM è in forte aumento. Le aziende cercano figure BIM, le stazioni appaltanti cercano figure BIM. E oggi il valore consiste nell'essere capaci non tanto di consegnare modelli, ma di affiancare un committente, di guidarlo, gestendo il team, i processi decisionali, i flussi di lavoro che portano a maggior controllo e ottimizzazione, elevando quindi il livello della vostra proposta. Ultimo, ma non meno importante, ricordo che la formazione per le aziende su questa tematica è leggibile anche ad iniziative 4.0, quindi è detraibile anche retroattivamente, ecco, quindi informatevi. Vi aspettiamo a questo corso, siamo sicuri che non ve ne pentirete.